Vi giuro che questa cosa mi ha cambiato letteralmente la vita. Chi ha bisogno dell'utilizzo degli occhiali per vedere soprattutto da vicino, per cercare comunque di avere una visione migliore quando si legge o quando si sta a lavorare per tante ore al computer e al PC, soprattutto dopo i 40, come dicono tutti gli ottici e gli oculisti, si necessita di un occhiale particolare, un occhiale che possa riposare la vista, che abbia quella diottria per aggiustare, per avere una visione perfetta, ma soprattutto delle lenti che possano alleviare un pochettino di più la stanchezza dell'occhio che per tutto il giorno è concentrato a una certa distanza davanti al monitor. Ed ecco quindi che esistono vari tipi di occhiali, riposa vista, quelli con il filtro luce blu, quelli con una lente un pochettino più giallina per cercare di avere meno riflessi e per usufruire magari anche di monitor specifici di una certa dimensione che abbiano magari una luminosità elevata o comunque che vadano ad aiutare il nostro occhio ad avere sempre, sempre meno fatica. E così ecco chi come me ha un occhiale a lavoro, un occhiale quando usa il computer, un occhiale quando guida, un occhiale dentro nel marsupio per ogni evenienza di emergenza, uno per vedere da vicino bene, quindi di solito una mezza diottria più alta rispetto a quello che si usa normalmente, e l'altro invece della misura giusta per poterlo utilizzare, per poterlo tenere. Attenzione, vi parlo di per chi come me ha solo problemi di vista da vicino. Io ho un 1,5 come problema di vista da vicino dal computer e 2 per quello che è poi la lettura. E sopra un tot invece conviene sempre andare a fare un buon esame oculistico, un buon esame per verificare eventualmente qual è la realtà dell'occhio, come deve essere corretto e quindi come deve andare a influire un occhiale, magari sia un po' astigmatici, sia bisogno un po' di una correzione anche da lontano. Insomma, ci sono vari tipi di problematici. Certo che è che chi ha problemi solo da vicino, quindi di lettura o del monitor, può usufruire degli occhiali, diciamo quelli che vengono anche definiti di libera vendita, senza un oculista per poter regolare in modo perfetto le diottrie. Se solo andate a vedere, per esempio, su Amazon esistono una migliaia di aziende che producono e vendono questi tipi di occhiali, dal più carino, il più simpatico, quello un po' più strano, quello con la lente quadrata, quello con la lente tonda, insomma veramente tantissimi. Io devo dire che ne ho provati un bel po', perché prima di decidermi, dopo aver speso 300 euro una volta, 500 un'altra, 600 un'altra ancora per gli occhiali, e aver sempre toppato perché la lente magari mi correggevano anche la distanza focale, insomma non mi trovavo, non riuscivo a lavorare, non riuscivo ad avere un'ottima visione. E stranamente invece con questo tipo di occhiali, ovvero gli occhiali fissi, quelli che ogni tanto dicono da farmacia, riesco ad avere una visione molto chiara e ad avere anche la vista meno stanca, e usare il PC senza alcun tipo di problemi, ma anche e soprattutto smartphone e tablet. Ho trovato così questa azienda, la Didinsky, che produce un'infinità di occhiali, ma davvero un'infinità di occhiali di tipi lente tonda, lente quadrata, una lente tonda e una lente quadrata nello stesso tipo di occhiale, lenti un po' più ovali, insomma davvero ogni tipo di lavorazione, ogni tipo di look che uno potrebbe desiderare, rossi, verdi, gialli, bianchi, neri, qualunque tipo anche di colore che possono essere abbinati alla forma degli occhiali. Sono davvero anni che li utilizzo, ormai questi sono diventati praticamente quasi l'obbligo mio per quando uso per esempio la macchina fotografica o il computer, perché mi permettono di vedere a una distanza massima di 50-60 cm con una definizione perfetta senza perdermi alcun tipo di dettaglio, cosa che invece con l'occhiale standard che utilizzo per esempio quando vado in auto o comunque quando giro per strada non ho, quindi devo comunque avere quest'altro occhiale, perché quest'altro invece se provo a utilizzarlo per vederlo da lontano mi provoca un pochettino di disturbo, quindi devo avere queste due varianti. Questo infatti è l'occhiale che utilizzo nella norma invece per diciamo tutti i giorni, quindi per stare in casa, per utilizzarli con la TV, per utilizzarli con l'automobile. Ma avevo un problema: io avevo due paio di occhiali, un paio di Ray-Ban e un altro paio di occhiali sempre comunque della Polaroid, ma adatti per il sole, quindi occhiali specifici per utilizzarli in auto con il sole, ma non erano impostati con una diottria, quindi io ogni volta che mettevo quei occhiali non vedevo per esempio il navigatore, non vedevo il cellulare, non vedevo magari alcune cose della strumentazione, dovevo comunque sempre fare un cambio degli occhiali con tutto quello che poteva comportare.
Ma, grazie al cielo, Didinsky con questo tipo particolare di occhiale che hanno prodotto quest'anno, che è in un materiale molto leggero, sono davvero leggerissimi, tra l'altro completamente riciclato, quindi andiamo anche a fare del bene all'ambiente, hanno questa particolarità di questo foro che non fa sudare praticamente la parte dietro anche d'estate, sono veramente pratici e comodi, ma hanno una cosa che nessun altro occhiale in questo momento mi ha dato. Per il prezzo comunque che vengono pagati, vi lascio sempre comunque qui sotto il link in descrizione. Ma di cosa parlo? Di questo, ovvero un accessorio che viene venduto a parte con questo tipo esatto di occhiale, che mi permette di andare a sommare questo, quindi nient'altro che la parte polarizzata antisole, antiraggi UV, anti comunque anche riflesso su quello che è l'occhiale principale, che si abbinano a questi occhiali semplicemente in questo modo. Hanno due piccoli magneti che vanno ad agganciarsi all'occhiale e permettono quindi di avere nello stesso occhiale nostro, che è l'occhiale da vista, quindi posso anche avere una diottria diversa, ma la lunetta rimane praticamente identica, in uno spessore che è identico, guardate, a un occhiale normale, questa è la cosa fantastica, che lo spessore è identico, l'altra lente si appoggia praticamente contro l'occhiale e io ho un occhiale da sole abbinato ad un occhiale da vista. Una genialata pazzesca, mi ha letteralmente cambiato la vita. Tanto che grazie ai Prime Day, che cosa ho fatto? Mi piaceva un altro modello, mi piaceva portare in vacanza una, tra l'altro guardate che bella che è la custodia, è una custodia di cartone riciclato, quindi molto molto nature, molto salviamo l'ambiente, bio, quindi tutto etichettato per la salvaguardia all'ambiente, magnetica la chiusura, si apre a vaschetta quando li prendo, ho all'interno ovviamente una pubblicità che vi dice compra la clip polarizzata, che è quella che ho già preso, con una pezzuola abbinata per la pulizia ovviamente del nostro occhiale. Ma perché ne ho preso un altro? Perché innanzitutto col Prime Day l'ho pagati una sciocchezza, ma davvero una sciocchezza, e vi lascio qui sotto anche il link, che non si sa mai che magari possa scendere durante l'anno ancora. Ma perché, ragazzi, perché li ho presi trasparenti, li ho presi bianchi trasparenti, che verranno utilizzati durante l'estate, così da non avere un surriscaldamento ancora di più su quello che è il viso, ma lasciar passare qualche raggio, quindi magari non rischiare di perdere l'effetto abbronzatura. Sono perfetti, bianchi sono secondo me spettacolari, ma soprattutto non perderò questo, perché metterò sopra la mia clip, avranno questo effetto ottico trasparente nero, ho l'occhiale da sole polarizzato come quell'altro e potrò avere la sicurezza di avere un occhiale molto fashion, molto particolare, ma soprattutto senza perdere l'uso di questa lunetta, che secondo me è la morte sua di questo paio di occhiali. E quindi vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione per andare ad acquistare, perché davvero io mi trovo benissimo, non ho mai avuto alcun tipo di problema e devo dire che sono comodi, sono leggeri, mi lasciano una visione comunque molto aperta perché la lente è molto larga, quindi non ho un problema di ostacolo di quello che potrebbe essere la visione. E i colori, vi ripeto, sono tantissimi, ci sono arancioni, ci sono verdi, ci sono blu, ci sono neri, ci sono bianco opaco, c'è bianco trasparente, insomma ce ne sono davvero di un'infinità di tipo e adatti praticamente a tutti, anche di altre forme, attenzione, non esiste solo questa forma, ne esistono anche di altre. Vi lascio qui sotto tutti i riferimenti del link in descrizione e vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere qui sotto un bel mi piace, di iscrivervi e di cliccare sulla campanella per non perdere d'ora in poi tutti i video che arriveranno sul canale. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessandro.